Vanno via gli uomini dalle gabbie, partiti, Mortal Kombat e Douglas il Colosso in vantaggio, davanti a Prison Stroll e in quarta posizione Rock My Soul, i quattro dopo 200 metri nelle posizioni appena descritte, con Mortal Kombat in vantaggio, all'esterno Douglas il Colosso, poi l'altra pariglia composta da Prison Stroll e Rock My Soul, che però prova addirittura in la terza corsia dopo 400 metri. I cavalli si preparano a transitare davanti alle tribune per il passaggio, quello primo dell'arrivo, galoppano in tre su di una linea, dall'interno Mortal Kombat, Douglas il Colosso, Rock My Soul, ma vicini nella scia di questi tre anche Prison Stroll. Curva del caffè, 900 metri alla conclusione, nulla muta come dalla partenza, con Mortal Kombat e Simone Fieno in vantaggio davanti a Douglas il Colosso, Federico Bossa, poi Luca Magnezzi con Rock My Soul e Prison Stroll con Sergio Orro. A 650 metri alla conclusione, Mortal Kombat appesantisce l'azione, superato da Douglas il Colosso, che ha subito all'attacco Rock My Soul, mentre Prison Stroll supera un deludente Mortal Kombat, battuto già a traguardo decisamente troppo lontano, e richiesto dal Fantino per tenere il passo dei primi tre, con Douglas il Colosso che, quando i cavalli stanno per imboccare la retta d'arrivo in vantaggio davanti a Rock My Soul, sembra della partita anche Prison Stroll in terza posizione, l'unico battuto è Mortal Kombat, addirittura con Douglas il Colosso e Rock My Soul che si allungano, poi Prison Stroll, battute conclusivi con Douglas il Colosso e Federico Bossa che vengono a vincere davanti a Rock My Soul, con Luca Menezza al terzo posto, Prison Stroll e Sergio al quarto, il rallentato e deludente Mortal Kombat con Simone Feno. Qui non c'è trio, quindi c'è solo vincente piazzata accoppiata, 2-6 per le scommesse e per l'ordine d'arrivo, i primi due sul traguardo.